non sono particolarmente scaltra nei contatti di palazzo. So però, non sono così marziana, che nelle discussioni e nei voti in cui è in gioco la sopravvivenza di un ministro, finiscono per pesare e prevalere considerazioni che non hanno a che fare direttamente con l'oggetto delle discussioni e della decisione. E così avviene anche oggi. Da tutto quello che ho letto anche sui giornali, nel merito delle questioni che noi proponiamo, e temo anche in quest'Aula, non ci sarà parola. E a quanti mi diranno che non si può sfiduciare il ministro per non mettere a rischio il governo, mi limito a ricordare che oggi qui si discute di altro, e cioè di quale politica per la giustizia serva all'Italia. Ed è mia profonda convinzione che se la continuità del governo dovesse significare la continuità della politica della giustizia, signor Ministro Bonafede, che lei ha praticato, io inviterei tutti a considerare che l'Italia non ne avrebbe nessun giovamento. Non può essere l'unica risposta, cari colleghi, non si può far cadere il governo. Io sto ponendo una questione di mele e voi mi rispondete arance, ma vi sembra una risposta? Ora, signor Ministro, il sospettato è diventato lei. E a diffondere il sospetto è stato un magistrato cui lei aveva proposto incarichi, pare, importanti in Via Reno. In uno scontro che è tutto interno al partito a cui lei appartiene e di cui dall'esterno possiamo cogliere allusioni, messaggi in codice, tutt'altro che trasparenti. C'è oggi chi le dice, ritorcendo contro di lei le sue stesse parole, lei disse 4 anni fa, se c'è un sospetto, anche chi è pulito deve dimettersi. Se lo ricorda? No, è peccato.